Eccoci arrivati a Parliamone, discussione di redazione con noi tre al completo, dalla sinistra il buon Alessandro Bugelli, il sottoscritto e Gabriele Michi alla mia destra. Sarà un Parliamone molto veloce, soprattutto iniziamo come al solito dal gossip che questa sera è in forma mista, perché spazieremo dal prossimo Pomarance al campionato italiano rally datato 2018. La parola a Gabriele. Buonasera a tutti, parliamo di una bellissima notizia, partiamo da questa, notizia in ottica tricolore 2018, due ragazzi giovani che si chiamano Daniele Campanaro ed Irene Porcu che affronteranno il CIR 2018 su una Peugeot 208 di classe R2B, questo diciamo è quello che è il progetto principale del prossimo anno del nuovo team, del nuovo sodalizio Mack Racing, di cui appunto Daniele Campanaro è presidente, quindi un ragazzo di ampia prospettiva, l'abbiamo visto appunto nella top 10 del rally di Pistoia, che fino adesso non ha avuto possibilità di affermarsi, o meglio ha avuto possibilità sporadiche di affermarsi con vetture importanti, potrà farlo in un contesto di livello come il campionato italiano rally 2018, e direi che questa è una gran bella notizia. Velocissimi, perché il tempo stringe, siamo molto in anticipo perché mancano più di 20 giorni al rally di Pomarance, ci sono già le prime indiscrezioni, è normale, che è logico che ci sia, che sia presente su questi fondi Carlo Alberto Senigallesi, il padrone di casa, su Renault Clio Super 1600. Dovrebbe esserci anche Andrea Volpi, attenzione, dall'Isola d'Elba, anch'essi con una Renault Clio Super 1600, stessa vettura per Roberto Tucci. Non ci sarà, ahimè, Michele Rovatti con la Clio R3, ci sarà comunque Marco Runfola, che è il vincitore dell'edizione precedente. Quindi ecco, al momento è una gran bella lotta, almeno per i nomi che intendono sfidarsi nel contesto Rally Day.